Buongiorno amicissimi, buongiorno, buona domenica. Ben trovati per la diretta di domenica ore 15 italiane da Gran Canaria, Arinaga con Enrico, la quasi consueta diretta di Pierre, oggi non verrà appunto trasmessa da Roma. Perché Pier sta studiando, approfitta di tutto questo tempo libero per studiare appunto qualcosa inerente ovviamente al suo nuovo progetto. Raffaele Conte, Gianni Valicella, Alessandra Fischetti, Pecar Sandro, buongiorno a tutti. Danilo Pedone, ciao Danilo, Silvia Vascellaro, Maria Pinto, Vittorio Caruso, Luca Galletto, ciao Luca, Sebastiano Montarulo. Siamo tantissimi, su, ragazzi, ragazzi, ci godiamo un po' di mare, questa ariettina marina che raggiunge appunto la bocca della finestra della casa di Enrico, proprio sul passeo di Arinaga, per chi non si fosse mai collegato durante una mia diretta ad Arinaga. Veronica Fiorentini, Patti Patricia, Francesco Malone, Simona Bacco, Rosario Musumeci, Rosa Maria Aucelletti, Anna Maria Leikoski, Raffaello Bertalli, Alessandra Fischetti, Andreoli Maurizio, il mio amico Maurizio Andreoli. Ciao Maurizio, che piacere vederti in diretta, leggerti. Cristina Randazzo, Manuada, Barbara Ferrante Bondi, Veronica Fiorentini, ma tantissimi. Patti Patricia, Caterina Principato, Letizia Imperoli. Elettronica, e poi non ho fatto in tempo a leggere. Maria Vincenzo, Rita De Luca, Marino San Pietro, ecco arrivato anche il nostro Marino, Simone Valentini, Maria Concetta. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti, rinnovo appunto gli auguri di una buona domenica. Natascia Fanigliulo, Enza Cacciatore. Vediamo, è così, se ho saltato qualche nome, perdonate, ma il riflesso chiaro e scuro dall'interno appunto di casa mia, con il telefono in uscita, aggettante, termine architettonico, aggettante dalla finestra, non mi permette di vedere benissimo i messaggi. Maurizio Lanzillo è arrivato anche. Electronic Sakura, Francesco Roveron, Cristina, nome difficile, Giovanni, come sono veloci, Sexo Sexoi, Antonio Acampora, anche Antonio è arrivato, ma siamo tantissimi, Giuseppe Bonanni, Angelo De Rosa, l'avevo già visto prima, Giuseppe Bonanni, ciao Giuseppe, ciao. Ciao Antonio, Cristina Romeo, buongiorno Cristina, un buongiorno a te. Simone Lodi, siamo tantissimi e tanti si stanno collegando per iniziare la diretta, attendiamo un attimo. Maurizio Roberto Lomuscio, Massimo Roberto Lomuscio, scusate. Laura Benvenga, Anna Bracciani, Claudio Toni, Giorgio Simona, Mimmo De Vico, Sergio D'Onofrio, ma siamo veramente tantissimi, ma proprio tanti, tanti, tanti per ammirare così qualche attimo di Enzo Longo, Adriano, qualcuno l'ho aperto, Marta, Fabrizia Reina, Vittorio D'Alessandro, Antonio Geravini o Garavini. Hello, Italo Longato, Laura Laurie.
Maria Luisa Russo, Patrizia Paoletti, ma quanti nomi sono io che sto invecchiando e non ricordo i nomi bene come qualche mese fa, forse la quarantena incomincia a darci fastidio. Oh, sono tantissime le persone nuove, che bello, fantastico, meraviglioso, meraviglioso. Che piacere avervi appunto in diretta con Enrico di Vivere alle Canarie. Siccome ho visto tantissima gente nuova, si sarà magari collegata per riuscire a capire effettivamente di che cosa si tratta. Abbiamo ricevuto con appunto il rifacimento del sito e tutti i nuovi prodotti, abbiamo ricevuto tantissime richieste di informazione. E per cui è giusto che nelle dirette incominciamo a chiarire un po' questi ragazzi di Vivere alle Canarie. Grazie per i ragazzi, mi ringrazio da solo e mi inserisco ovviamente anche nei ragazzi appunto spiegare Vivere alle Canarie perché esiste. Vivere alle Canarie ovviamente trasmette dalle Canarie, si occupa in primis di pre-trasferimento e trasferimento, per cui tutte le persone che hanno deciso di cambiare vita, di cambiare lavoro e andare a lavorare all'estero, pur non essendo un'agenzia interinale, le persone che hanno deciso vado via dall'Italia, voglio cambiare completamente il mio sistema di vita, voglio andare a vivere al mare, voglio fare qualche cosa di nuovo, sono tutte racchiuse in un, come posso dire, in un bacino di cui Vivere alle Canarie si occupa direi molto 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 bene. Sì, i nostri amici si stanno salutando, intanto io sto guardandomi, siamo tantissimi, tanti, 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 che bello. Oggi primo giorno di uscita per i non, ieri primo giorno per l'esattezza, per le persone che devono fare attività fisica o sport, per cui è possibile passeggiare. Ci sono degli orari, adesso ve li elenco. Per esempio il signore che abbiamo visto passare adesso, senza mascherina e senza nulla, è fuori orario, assolutamente, perché dalle 12 fino alle 18 possono soltanto scendere per strada i minori di anni 16. Alla mattina, nelle ore iniziali, dalle 8 alle 10, possono scendere per strada le persone con più di 60 anni, dalle 10 a mezzogiorno possono scendere per strada le persone, i ragazzi, i bambini, diciamo, e invece le persone più o meno della mia età possono, al di sotto dei 60 anni, dalle 20 alle 22 possono scendere per strada. Questo è appunto il comunicato delle Canarie con tanto di disegnino e grafico per quello che è colori corrispondenti, eccetera, eccetera. Grazie, grazie, grazie a tutti, siamo veramente tanti. Bellissimo, bello stimolo per fare una bella diretta. Vado un attimino a girare sui messaggi perché sono veramente tanti e non riesco più a seguirli tutti. Allora, ci siete, Rose e Danilo? Beh, questi sono i commenti appunto dei nostri amici che sono in collegamento con noi. Dicevo, Vivere alle Canarie si occupa di trasferimento, di pretrasferimento, di vacanza alle Canarie. Vivere alle Canarie vi offre il viaggio a vacanza, il pacchetto appunto vacanza, il viaggio di perlustrazione, il viaggio di trasferimento. E vi offre un corso preliminare online, corso, non è esattamente un corso, sono delle conference, cioè un vis-à-vis dove andiamo a spiegare senza essere partiti, senza essere presenti alle Canarie o aver prenotato una appunto delle nostre dei nostri pacchetti, dei nostri viaggi, eccetera, eccetera, uno dei nostri prodotti, sostanzialmente case comprese, auto comprese, eccetera, eccetera, perché Vivere alle Canarie si occupa di tutto questo. In realtà però seduti davanti al PC di casa vostra su Skype o su le varie chat che vi poi aiuteremo ad utilizzare,
possiamo sederci in videoconference, potrete chiedere anche a livello così di simpatia una conference solo con Pierangelo, una conference solo con Claudio, una conference solo con me, cioè a vostra discrezione. Gli orari, se sono orari mattutini, in realtà la conference con me è assolutamente impossibile perché io sono impegnato in altro. Se avete delle curiosità, eccetera, eccetera, potete mandarmi un messaggino su Facebook, su Messenger, tranquillamente Enrico Perazzi, appare appunto la mia pagina e mi mandate tutti i messaggi che volete. Se invece volete parlare direttamente con Pierangelo, appunto per iniziare già a capire come poter prenotare, nonostante la mancanza di chiarezza per quello che saranno i voli aerei, che comunque è già ufficiale, sono aperti per quello che riguarda luglio e agosto, ufficiale fino a un certo punto, perché ovviamente dobbiamo avvalerci di quello che sono i dati giorno per giorno, ma anche i dati dettati da nuovi casi positivi di Covid-19, cosa che speriamo assolutamente non nascano oltre. Vediamo un attimo di leggere questo messaggio. Vedo che oggi è una bella giornata alle Canarie, ma quest'isola, in quale isola ti trovi? Allora, io sono a Gran Canaria, diciamo che mediamente questo è il clima di tutti i giorni per tutto l'anno. Il tuo messaggio lascia trapelare: oh, che bello, è una bella giornata. No, in realtà alcune volte qua bisogna dire: oh, che bello, oggi piove, quando dovesse succedere. In realtà io mi trovo a Gran Canaria, il clima migliore invernale delle Canarie all'invernale delle Canarie è al sud, non da dove sto trasmettendo, a Maspalomas per l'esattezza, infatti dove noi esercitiamo per lo più la nostra attività appunto turistica. Per quello che riguarda invece la zona da dove vi sto trasmettendo, ovviamente sempre Gran Canaria, a est di Gran Canaria, centro-est, si chiama Arinaga, in questo caso Arinaga Playa, è sul mare ed è a 30 km dalla Spalmas, praticamente siamo proprio in mezzo all'isola e sul lato est e a 30 km da Maspalomas. Il clima e il tempo è sempre buono. Dirò, effettivamente negli ultimi giorni abbiamo avuto un po' di nuvolo, ma non ad Arinaga, lo dico sempre a Carlotta, durante questa serrata in realtà c'è stata un po' un'inversione anche climatica. Arinaga sempre con il sole, sempre con delle bellissime giornate, magari qualche nuvoletta l'abbiamo vista invece al sud, a Maspalomas. Allora, Filippo Tapparello, ecco qua, ho già risposto a Filippo. Danilo Pedone, per le nuove persone del gruppo consiglio veramente di affidarsi a vivere alle Canarie perché sono i migliori in assoluto. Grazie Danilo Pedone, noi ci siamo sentiti anche ieri appunto per rassicurarti su quello che in realtà sarà il tuo futuro. Non vado a scoprire dei piani che sono esclusivamente tuoi. Però una cosa mi piace assolutamente dirla, probabilmente Danilo farà parte di noi amici di Vivere alle Canarie che vivrà definitivamente alle Canarie arrivando e avendo già un lavoro. Scusa se mi sono permesso di spiegare che chi sa fare un lavoro e ha voglia di lavorare o ha voglia veramente, lo sente dentro, la volontà di cambiare vita, in realtà lo può fare, bisogna fare i percorsi giusti. Uno dei percorsi giusti è dalla finestra guardare con il cannocchiale. In realtà non ci sono belle ragazze da sbirciare con il cannocchiale,
ma guardo il mare, ogni tanto passa qualche nave, passa qualche mezzo piuttosto grosso, perché ovviamente è proibito raggiungere le spiagge, per cui anche chi fosse in possesso di una barchetta, ma non potrebbe prendere il mare, in quanto non è assolutamente possibile raggiungere le spiagge. Le spiagge saranno raggiungibili per abbronzarsi, per fare il bagno e insomma per vedere un po' intorno a noi della bella gente che, avendo finito la quarantena, avrà qualche chiletto in più, e le ragazze, dopo essere passate dalle estetiste, saranno in spiaggia più splendide che mai. E qui non manca assolutamente. Wow, che bello, dice la nostra Sara Arena. Rosa Petti, ma certo Marino, vuoi che non ci siano i primi del corso? Allora, stanno parlando del corso di spagnolo, perché infatti nei nostri prodotti la stagione turistica quando inizia quest'anno? Virgilio Alzori. Allora, noi abbiamo già spostato tutte le prenotazioni che erano in essere per maggio. Stiamo tenendo in nì le prenotazioni che ci sono per giugno, ma sono ancora tranquillamente aperte, e per quello che riguarda invece luglio e agosto stiamo prendendo normalmente le prenotazioni, perché non abbiamo controindicazioni per quel periodo. Suppongo che la stagione turistica, dobbiamo precisare una cosa: la vera e propria stagione turistica per le Canarie, con la clientela all'80%, o perlomeno l'80% dei turisti che arrivano alle Canarie sono scandinavi e non italiani, per cui la visione italiana di quando inizia la stagione turistica è differente dalla realtà canaria. In Canaria, novembre, dicembre, gennaio e febbraio sono i mesi di massimo lavoro, di massimo pienone. Però, soprattutto noi che con il turismo lavoriamo con gli italiani, o quasi totalmente con gli italiani, in realtà dobbiamo dirvi che luglio aprirà tranquillamente. Sono già cauto, non voglio dire giugno, però luglio, agosto e settembre sicuramente saranno 3 mesi di turismo. Allora, vediamo qualche altro messaggio per dare qualche indicazione. Sonia Nitosi, no, Niosi. Ciao da Roma, Enrico, ci sarebbe un domani per noi nel settore bar ristorazione? Qui ci hanno distrutto. Allora, il settore bar e ristorazione alle Canarie è quello che va per la maggiore. Non bisogna dimenticarsi che qui però ce ne sono tanti. Ripeto, lo dico sempre a tutti, senza scoraggiare nessuno, perché questa è la realtà. Però ho visto comunque gente in gamba, gente che sapeva fare il loro lavoro, aprendo un barettino, aprendo un qualcosa dove una tavola calda. Poi vi spiegherò cosa potrebbe essere una tavola calda, sicuramente non gli street art, non gli street food, perché non funzionano alle Canarie, però soltanto con caffè e brioche io ho visto gente che viaggia a 1000 e il panino a mezzogiorno. Ci sono due ragazzi, tra l'altro due ragazzi gay italiani, che hanno aperto proprio a ridosso del Giumbo. Vi dico, io in tour cerco di bere lì un caffè insieme agli amici che sono appunto quel giorno in tour, ma difficilmente riesco a soddisfare questa esigenza, perché è diventata un'esigenza, perché hanno un caffè buonissimo, eccetera, eccetera, eccetera. La differenza, se offri un buon caffè, qua la puoi fare. Bisogna venire ovviamente a fare una perlustrazione, vedere effettivamente se stai bene. Il trasferimento non ti fa sentire bene subito. Questo è proprio il nostro settore, il nostro punto di forza. Sono un mare di messaggi, cerco di leggerli tutti perché siamo veramente tantissimi. È proprio il nostro punto di forza il trasferimento. Generalmente io consiglio di riuscire ad organizzarsi e passare un po' di tempo, senza magari pensare, se è possibile, all'attività, tranne che si sia proprio certi di quello che si sta facendo. Non la viviamo tutti nella stessa maniera, ognuno la vive nel proprio modo. Dobbiamo comunque tener conto che ci vuole qualche periodo, un attimino, per somatizzare tutte quelle negatività che il dubbio di esserci trasferiti o di tentare di trasferirci ci possono arrecare. In realtà, trascorso questo periodo, è molto più sereni, convinti
autoconvinti, perché noi non dobbiamo aver bisogno di nessuno, dobbiamo essere noi che ci dobbiamo sentire bene guardandoci intorno, guardando la strada che percorriamo, guardando le palme, guardando il mare, cioè ognuno di noi ha dei riferimenti che ci fanno stare bene, lo stare bene insieme alla gente, eccetera, eccetera. Il primo periodo da passare al sud, questo è assolutamente indiscusso, io personalmente su questo punto transigo difficilmente, anche se è molto carino venire a vivere ad Arinaga, ma sei fuori per i primi periodi, non fa per te, non fa, credimi, è un consiglio che io do a tutti, ma è una cosa che sento veramente. Poi anch'io sono stato al sud prima e poi sono venuto a vivere ad Arinaga, ma sono arrivato a vivere ad Arinaga con un bagaglio assolutamente differente, non perché sia brutta, perché è una cittadina carinissima, tranquillissima, c'è un po' tutto, ci sono anche italiani, c'è anche il nostro Andrea Setti con la tazza, per cui i riferimenti per gli italiani non mancano, ma magari dal sud si viene a buttare, come posso dire, il seme per quello che nascerà, ma è meglio iniziare dal sud. Vediamo un attimo, per cui spero di aver risposto nel migliore dei modi alla nostra amica che parlava di ristorazione bar. Se volessi trasferirmi per i 6 mesi invernali, è possibile trovare affitti agevolati? Anna Bresciani, non so che cosa intendi, la parola agevolato qua non esiste, ci sono delle formule, se ti devi trasferire per 6 mesi, è meglio che vai a vivere sicuramente a Maspalomas, al sud. Tu tieni conto che al sud un appartamento con il piccolo giardinetto in un complesso residenziale con piscina, un appartamento che abbia il salone con la zona angolo cottura, il bagno, una camera da letto e anche il balconcino nella parte alta, sostanzialmente spese incluse, tutto, per cui comunità, pattumiera, corrente, acqua, eccetera, eccetera, tutto incluso, sei intorno alle 700 euro al mese. Non so se intendi che questo sia un affitto che per te vada bene, io ritengo che non sia agevolato, sia ancora di più. Ecco qua il nostro Pecassandro che sta pubblicando appunto il numero di Pierangelo, che è il 373-774-2186. Eric, ma oggi non puoi andare in giro? Un attimo che girate la telecamera, poi mi faccio rivedere. Posso andare in giro, ma io non sono nella fascia 12-18. 12-18 solamente le persone che hanno sono minori di 16 anni. E io ho visto passare qualcuno che transige alle regole, però io sinceramente, anche per una questione di vicinato, anche per una questione di rispetto, e qua rispettano parecchio la serrata. Non è giusto, non lo fanno gli altri, non è giusto che non lo fa, che lo faccia anch'io, anche se in questo momento potrei esibire il permesso, sto lavorando, e in realtà lo potrei forse anche fare, ma non ritengo che sia assolutamente giusto nei confronti degli amici canari. Allora, Daniela Magni, conosco Arinaga, mi sono innamorata di Gran Canaria, mi spaventa solo un po' la sanità, ma non so in una situazione come sono messi. Come in Italia, hai soltanto meno posti letto a livello di rianimazione, ovviamente in Italia ci sono 66 milioni, qua siamo 1,8 milioni, per cui con 80 letti di rianimazione, se ci fosse stata un'epidemia saremmo stati nei problemi, però 80 letti in rianimazione non sono assolutamente pochi per una questione normale. Per quello che riguarda la sanità, io vivo qua ormai da anni, sono qui con mia figlia, che ha 15 anni, ti posso assolutamente garantire che la sanità, non dico che faccia miracoli, perché i miracoli nella vita non li fa nessuno, però nulla da dire, è una sanità allemana, ci sono cliniche private convenzionate, ma guarda, non vorrei, come posso dire, che tu avessi avuto qualche notizia sporadica così da qualcuno, gli episodi ci sono, come posso dire, è appunto l'eccezione che conferma la regola.
dei nostri amici, e noi abbiamo veramente tante persone intorno con il lavoro che facciamo, abbiamo portato alle Canarie tantissima, tantissima gente, e ti posso garantire che magari non si sono trovati bene per altre cose, magari avevano dentro di loro delle motivazioni che non gli hanno fatti star bene, perché questo è molto importante, bisogna scendere un po' anche a livello psicologico su quello che è il momento che si sta vivendo. Non è per tutti, alcune persone si lasciano un po' cogliere da malinconie, altre persone erano abituate a certe cose, in realtà le abitudini pur brutte però sono difficili da perdere, sono quelle che poi ti mancano. Io veramente ho una grossissima esperienza sotto questo aspetto, essendo anche la persona che passa più tempo con voi. Perché? Perché in parte anch'io vengo in aeroporto a prendervi e a riportarvi alla fine del vostro periodo, sono la persona che fa l'H24 per tutte le esigenze che voi potete avere, faccio tour assieme e vi sento se non avete sentito Pierangelo o avete preferito chiamare me per appunto fare le vostre prenotazioni. Vediamo un attimo. Allora, vediamo la nostra Daniela Leone. Ma se volessimo venire alle Canarie e vivere, ma quando si potrà venire? A luglio, sono per cominciare a vedere come si vive e come sono le case. Nostro sogno, fronte mare, ciao, grazie. Allora, io credo che a luglio si possa già fare. Il sogno, credo che a luglio si possa già fare. Luglio, agosto, puoi prenotare. Se il tuo sogno è venire a vivere alle Canarie e per cui alle Canarie passare molto tempo, come posso dire, non cambia niente, mese più, mese meno, io credo che non sia assolutamente significativo. Ti consiglio di venire con appunto con dei riferimenti di organizzazione. Se vuoi appoggiarti a noi, ti appoggi a noi, se vuoi appoggiarti ad altri, appoggiati ad altri, non è un problema, ma la cosa importante è capire che da sola delle Canarie capiresti veramente molto poco. Hai da fare un viaggio, ci sono dei viaggi vacanza, dei viaggi perlustrazione in questo caso, perché per te è molto importante la perlustrazione, che generalmente con due persone in una settimana, casa, auto, due tour, consulenze in ufficio, transfer aeroportuale, volo aereo, vieni a spendere intorno alle 1.499 euro. Per cui nessunissimo problema, puoi anche prenotare, puoi chiamare me, puoi chiamare Pierangelo, e se poi a luglio ci dovessero essere dei problemi, senza, a livello, come posso dire, costo zero, viene spostato il volo e viene spostato il periodo della vacanza, non c'è problema. Se invece è una cosa che tu pensi di riuscire a fare da sola, io ti posso comunque dire, non per andare controcorrente, se non per andare contro quello che magari possono pensare i fai da te, però sono pochissimi le persone che poi sono durate. Ci sono persone che si sono anche trasferite, in realtà sono venute da sole ed erano caparbie, si sono trasferite ma non hanno avuto poi il successo che avrebbero dovuto avere. Anche persone che hanno fatto la settimana con noi, poi successivamente, probabilmente per risparmiare, pensando di risparmiare eccetera eccetera, hanno preferito fare una loro strada, e vi posso garantire che io non ne conosco uno che poi sia resistito nel tempo. Se invece tu fai un ottimo percorso, ti motivi di cose reali, di consapevolezza delle cose brutte o belle che vedi, perché tanto per nessuno sarà mai tutto bello e sarà mai tutto brutto. Vediamo un attimo gli altri messaggi. 2 anni fa, come oggi, primo giorno di esplorazione con Joe, mi è piaciuto molto Argeneghin, Alonso Martinez. Sì, beh, Argeneghin è molto bella, è una cittadina vera e propria, è una rinaga più turistica, perché Argeneghin ormai è un ristorante dietro l'altro, un bar dietro l'altro, hanno fatto questa piscina artificiale in un tratto di spiaggia, molto 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 carino Argeneghin. Pensate che quando io sono venuto a vivere alle Canarie, ad Argeneghin soltanto un negozio e una carnesseria potevano fornirti delle cose, una era il caccia e pesca dove andavo io, e la carnesseria, non essendo un mangione di carne, sinceramente
sinceramente la vedevo, ma non gli sono mai entrato. Oggi è un negozio dietro l'altro, veramente incredibile. Poi c'è il porto, c'è la confraria de Pescadores, vicino c'è il boia, insomma tanta 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 roba. Allora, Paolo Federica Baggioli, io sono stato a Tenerife ma mi è piaciuto tornarci e mi piacerebbe tornarci per vivere. Non lavoriamo noi a Tenerife, io se dovessi parlare di Tenerife non potrei, per quello che riguarda come posso dire il sistema di vita a Tenerife, non potrei parlare granché bene, perché ci sono i postumi di un'isola che si è un po' saturata. Per quello che riguarda invece Gran Canaria e Fuerteventura ti posso dire tutto quello che vuoi, sicuramente però come territorio, come ambiente, clima, come clima Tenerife Sud, teniamo conto che comunque il miglior inverno al mondo, andate su internet e leggete questa notizia, è il sud di Gran Canaria. Soprattutto l'inverno, per cui anche la persona che mi chiedeva prima posso prendere una casa per 6 mesi, assolutamente sì, ti consiglio il sud, chiamami, chiama Pierangelo al 373-774-2186, chiama me al 347-933-0228, nessunissimo problema, se qualcuno si ricorda il mio numero può tranquillamente pubblicarlo, che è 347-933-0228, scrivetemi un messaggio su WhatsApp e assolutamente sarò felicissimo, siamo ancora tantissimi, bello bello, guardiamoci il mare, sarò felicissimo di dare tutte le informazioni appunto anche per i 6 mesi invernali senza nessun problema. Il costo, ne abbiamo già parlato, non è una situazione, cioè non la posso chiamare un'offerta, è un'offertona, 700 euro al mese tutto incluso per un duplex come il Playmark, voi conoscete il Duna Flora eccetera eccetera eccetera, Playa dell'Aguila, ma Playa dell'Aguila è un po' fuori, bisogna dare le larghe temporate a Playa dell'Aguila, nonostante l'appartamento sia bellissimo, è una zona meravigliosa, ma a persone che sono un po' più sedentarie sostanzialmente, che non hanno voglia di stare in mezzo al turismo. Chiaramente invece a Playa dell'Ingles, campo internazionale, appunto Maspalomas, in realtà lì hai la possibilità di poterti gestire una marea di divertimenti, dal Kashba al Jumbo, tutti i ristoranti che ci sono, tutti i centri commerciali che ci sono, insomma è tutta un'altra vita, compreso l'Holiday World che è stato totalmente rinnovato, dove abbiamo già appunto fatto altre dirette e è veramente molto molto carino. Allora, beati voi, mi piacerebbe tanto, mi legano solo gli affetti qui in Italia. È giustissimo Marcella Clasci, è giustissimo, hai perfettamente ragione, è come ti posso dire il motivo di dubbi, di presunte sofferenze che stando lontani dagli affetti si possono avere. È una cosa assolutamente giusta, devi avere un motivo tuo personale, se in realtà gli affetti sono così forti e ci vuoi stare vicino, al limite puoi fare qualche mese, perché proprio totalmente magari privarsi di un posto così tranquillo, di un mare come questo, una zona dove assolutamente non c'è smog. Teniamo conto che tantissime persone, soprattutto gente che è in pensione, magari anche da tempo, con patologie reumatiche, respiratorie, di circolazione, eccetera, eccetera, ha dei benefici assolutamente incredibili nel vivere in un posto con un'aria così pulita, senza umidità, un clima assolutamente secco. Per cui bisogna anche valutare il grado di salute se si vuole migliorare anche per qualche mese, perché è un toccasana, cioè prendere respiro per piuttosto che niente, avere 2 mesi, 3 mesi dove andare un attimino a rimettersi in sesto, anche perché si può prendere in mano la situazione a livello di attività fisica, cosa che in Italia insomma così è un po' arrugginito questo tipo di pensiero. Buongiorno Enrico, tutto il grande gruppo, le ragazze, buona domenica, dice appunto la nostra Rosa d'Ortona. Luigi Basso, ciao, se si vuole investire con attività di parrucchiere, Luigi Basso, ma guarda, allora, i parrucchieri ci sono, perché chiaramente ci sono, un buon parrucchiere lavora,
proprio recentemente un nostro amico ha aperto, appunto vicino al Giumbo, lo dicevo prima, un parrucchiere, e so che sta lavorando, però ci sono tante zone, infatti ci sono diversi parrucchieri ad Arinaga, ci sono diversi parrucchieri a Vessindario, ce ne sono un po' dappertutto, ma un buon parrucchiere serve sempre al sud, un po' d'amicizia, un po' di buon modo di fare, magari non lo so, i prezzi buoni, perché non si può partire e arrivare qua, qui ti tagliano i capelli con 10 euro, te lo dico chiaro e tondo, shampoo, ti tagliano i capelli, ti danno una sciacquata e ti mandano a casa, però insomma alla fine con 10 euro. Allora, Luigi Salvatore, preferisco Tenerife o Lanzarote, ma assolutamente giusto, ognuno deve avere le sue preferenze e sono assolutamente d'accordo con te. Ripeto, Lanzarote c'è un po' poco e davanti a Fuerteventura a nuoto quasi quasi ci arrivi, per cui noi lavoriamo tranquillamente a Fuerteventura. Tenerife la vedo un po' diversa la situazione. Natascia Fanigliulo, mi sembra più che giusto, Henry, le regole prima di tutto. Allora, Rosa Petti, hai ragione Henry, prima di tutto i resident che consigliano ai ragazzi di vivere dove trovi persone che capiscono la tua lingua. Certo, all'inizio l'inserimento, gioia, è basilare, ti motiva, il sociale, sennò cosa fai? Torni come fanno in Italia, magari il sud ha un modo diverso di gestire il vicinato, ma vuoi farlo come a Milano, che magari il tuo vicino l'ha incontrato 4 volte e magari non ti ha neanche salutato sulle scale, cioè, ma non perché tu gli abbia fatto qualcosa, lui ti abbia fatto qualcosa, perché proprio ognuno vuole vivere a suo modo in questi alveari. Io non ce la faccio, cioè non ce la faccio neanche a pensarlo, cioè mentre ti parlo vedo lo zerbino davanti alla porta nel pianerottolino con la pianta fuori, un ficus che quando ti stai passando ti dice portami via per favore che c'è poca luce e dentro qua abitano degli stronzi, cioè non ce la faccio a reggere questo tipo di situazione. Stupenda Tenerife, non vedo l'ora di ritornare. Sabri Zervi, assolutamente d'accordo, a livello territoriale niente da dire, sono tutte molto simili. Allora a questo punto le Canarie a parte alcune zone, poi ovviamente Tenerife ha il Teide, quando è sereno da Arinaga no, però da Amadores o da Mogán si vede benissimo il Teide, perché poi Tenerife, allora vi faccio capire, mira il dito, vediamo, ecco, Tenerife è in quella direzione. Se ci fosse, come posso dire, proprio un tempo limpido, 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 con questo affare qua, assolutamente, siamo in condizioni di poterlo vedere e di vederlo bene. Si vede anche occhio nudo comunque, non da qui ma dal sud. Salvatore Miciche, salve, lascerei il lavoro per trasferirmi alle Canarie. Cosa mi consigliate? No, non è così che si fa in realtà. Dobbiamo piano piano costruircela, cioè ce la giochiamo, vedi, noi facciamo già subito parte, non in maniera aggressiva, ma in maniera modesta, già parte del tuo programma da quando tu lanci il primo messaggio. No, devi far trovare lo spazio, facciamo una settimanina assieme qua, 15 giorni, vedi tu che cosa puoi fare, prima di fare tutto questo ci chiami, ti diciamo chiaramente il costo della settimana, che te l'ho detto, due persone una settimana, puoi cavartela con 1.499 euro e hai casa, auto, trasferta aeroportuale, volo aereo consulenza appunto in ufficio. Detto questo, in quel periodo, allora ci attiviamo, vediamo un attimino cosa sai fare, vediamo un attimino se ti piace, giriamo, andiamo a vedere le zone addirittura dove poter trovare un lavoro inerente al tuo tipo di professionalità. Questo è un altro tipo di discorso, già solamente il movimento, è chiaro che nessuno ti assume quando arrivi e non è mai detto, però comunque sia, anche perché preferiscono che tu sia qua, sei qui per un... Ti dicono si viene a fare la prova lunedì, tu il venerdì parti, cosa gli dici? Cioè è difficile fare un discorso di questo genere, non lasciare niente, non mai pregiudicare nulla,
né nel futuro né comunque nel presente, cioè il presente è quel tuo lavoro, il futuro potrebbe essere tranquillamente alle Canarie. Allora, Sabri Lanzarote, bellissimo, assolutamente sì. Buon tempo Luigi, Enrico, noi siamo una famiglia con figlia di 15 anni, ho anche una figlia di 15 anni, la mia Carlotta. Ho sentito che hai una figlia di 15 anni. Come funziona la scuola? Parlo a livello classico e università. Allora, qui cambiano un po' gli anni, nel senso le elementari sono 5. Sono 5 le elementari, Carlotta, no? Non mi risponde mia figlia con le cuffie in televisione. Sì, sono 5 le elementari, sono 4 le medie e si chiamano ESO. Al quarto ESO, che è l'ultimo anno appunto che sta facendo mia figlia, deciderà se fare un liceo umanistico, se fare un liceo scientifico, se fare un liceo artistico, che si chiama Bacelerato. Poi a livello di università non c'è nessun problema, assolutamente, c'è anche il conservatorio a Gran Canaria, per cui se poi vuole qualcosa di specifico tra Tenerife, che tanti amici oggi appunto parlavano di Tenerife, e Gran Canaria. Tenerife è raggiungibile al fine settimana, va al campus, se vivi a Gran Canaria va al campus e al venerdì prende il traghetto e in un'ora è a Puerto della Nieve ad Agaete. La vai a prendere e ti fai il weekend con tua figlia un domani. Nessun problema a questo riguardo, assolutamente. Allora, vediamo Carina Mironova. Buongiorno ragazzi, voi che siete lì? Allora, io sono innamorata di Fuerteventura e darei già per quest'anno i biglietti da Milano nella data del 4 luglio. Ovviamente sto seguendo gli sviluppi anche noi, ma per il momento su quello che riguarda già dal 15 maggio in poi non hanno eliminato i voli. Per cui è probabile, non so come si comporteranno, non si può andare ad avere lo stesso identico tipo di volo con una persona attaccata all'altra. Metteranno a disposizione un altro aereo e gestiranno tutto ciò che sono le prenotazioni con quel costo. Differentemente e vi danno la possibilità comunque di poterlo cambiare, perché nel momento in cui vi tolgono un volo vi danno il rimborso se lo chiedete o vi spostano il volo, ma non credo ci sia assolutamente problema per il 4 luglio. Natascia Fanigliulo, ma non ho capito, le stelle da inviare per sostenervi si pagano anche se c'è scritto acquista ora? Non ne ho la più pallida idea, assolutamente. Io vedo i nostri amici che ci mandano tutte le stelle, eccetera, non ho neanche idea dove vadano a finire le stelle, se vanno sul sito, non mi sono mai interrogato. Oggi guarderò online effettivamente per capire se che fine fanno, però non ne ho la più pallida idea se si pagano o non si pagano. Io ringrazio chi ce le manda perché sono tantissime, però allora se si pagano, pur chiaramente credo sia poco, io ringrazio chi l'ha fatto, ma noi siamo amici.